E bentornati a Decoder, questo è il turno delle domande a Ivano Ferri. Marco. Sindaco Ferri, anche lei parte con una domanda particolare. A Caviglia esiste un'emergenza cimiteri, che è alla luce degli ultimi eventi accaduti in questo anno. No, per fortuna no. Ci sono stati dei seri problemi, ma non tanto nei cimiteri, ma in una cattiva gestione perché abbiamo individuato delle gravi, diciamo, irregolarità che sono state però prontamente denunciate alle forze dell'ordine, ma è normale fare, e quindi adesso, subito dopo, la situazione dei cimiteri è tornata ad essere sotto controllo. I cittadini non hanno perso niente perché ogni contratto è stato considerato valido. Devo dire, stiamo ancora aspettando che la giustizia faccia il suo corso, come è normale, però una volta individuate le responsabilità e denunciate, poi il compito non è più il nostro. Il nostro compito è quello di far funzionare in modo sereno e corretto il servizio, e questo abbiamo fatto in questi mesi, e quindi non è mai successo che qualche cittadino si sia trovato in difficoltà con le loro sepolture. Sono successe poi altre questioni legate a scelte che abbiamo fatto nel cimitero di Cavriglia per non fare un ampliamento del cimitero che è previsto nello sviluppo futuro, ma che impegnava l'amministrazione in un grande investimento, oltre 200.000 euro, per fare un ampliamento che è quello che prevede lo sviluppo finale del cimitero con una chiusura importante di due piani, e quindi abbiamo invece scelto di recuperare dei loculi che erano della metà del 1800, e quindi adesso però la situazione anche per quelli li stiamo appunto sistemando, e fra pochi giorni i cittadini di Avriglia avranno anche dei nuovi spazi a disposizione. Poi ci sono stati dei problemi, ma non legati al cimitero, ma a qualche cittadino che ha fatto atti, La crona. atti, la cronaca è stata, atti inconsueti e gravi, e però anche quelli sono stati prontamente denunciati alle forze dell'ordine, quindi anche lì la situazione è sotto controllo, però la magistratura e le forze dell'ordine faranno, appunto, dopo le indagini, decideranno quali sanzioni e quali colpe chi ha commesso delle irregolarità delle quali dovrà rispondere. Però ecco, questo non è più un compito nostro. Nicola. Nel suo programma elettorale si parla di portare la raccolta differenziata dall'attuale 33%, se non sbaglio, al 60%, poi è un tema che toccheremo anche con Valentini perché occupa gran parte, insomma, dei vostri programmi. Però non si parla, non c'è una parola sulla tassa dei rifiuti cresciuta in maniera importante e esponenziale negli ultimi anni a Cavriglia. Lei aveva fatto anche un manifesto e diverse dichiarazioni su questo tema per i cittadini. Ma noi, la raccolta differenziata nel nostro programma ha una parte importante, come è giusto che abbia. Naturalmente non ha una parte fondamentale, perché noi nel nostro programma abbiamo messo al centro il cittadino e quindi soprattutto il lavoro, che è una delle questioni fondamentali, perché io tutti i giorni ricevo cittadini disperati che hanno perso il lavoro e sono in mobilità, in cassa integrazione. Diamo molto spazio al sociale, ai giovani, alla scuola, alla formazione, agli investimenti da fare nell'area mineraria e nel recupero dei borghi, che sono fondamentali e che abbiamo in questi anni risistemato e reso sempre più gradevoli. Naturalmente la raccolta differenziata è importante. Noi siamo nella media regionale, 33%, dobbiamo crescere come tutti i comuni del Val d'Arno, ma non solo, credo della Toscana, dovranno fare. Noi abbiamo fatto una scelta. Intanto la tassa che si paga a Cavriglia, perché ancora c'è a Cavriglia la tassa, come in tutti i comuni, meno che Terranuova, che però ha una tariffa che è più alta della nostra, essendo passato a tariffa rispetto a quella di Cavriglia. Abbiamo dovuto, con l'entrata in servizio del selettore della CSA di Terranuova Bracciolini, adeguare la nostra tassa, perché ci ha portato a un aumento importante, quasi oltre il 50%, e quindi abbiamo adeguato la nostra tassa. Naturalmente si prevede di crescere fino al 60% e non mettiamo limiti, anche oltre se questo sarà possibile, però dobbiamo tenere un equilibrio fra quello che si recupera e quello che si prende ai cittadini. E quindi abbiamo fatto questo sforzo per il 2008 di arrivare al 33, di potenziare in modo importante la raccolta differenziata, ma abbiamo anche scelto di aspettare a fare
nuove scelte costose, perché la frazione umida ci avrebbe fatto salire sopra il 40%, costava comunque 90.000 euro in aggiunta e sarebbero andati nella tassa ai cittadini, oppure il porta a porta, che è l'altro elemento fondamentale per svoltare ed aumentare ancora la raccolta differenziata. Per queste due questioni si prevede di fare una sperimentazione nel 2010, perché la Regione Toscana mette a disposizione finanziamenti per poter raggiungere questi obiettivi e sperimentarli con dei contributi, e quindi senza che questi pesino sulle tasche dei cittadini. E questo vale anche per la frazione umida, scegliere se la destinazione finale sarà appunto il porta a porta o se dovremo pensare a implementare la situazione e la raccolta attuale. Naturalmente nei prossimi 5 anni noi pensiamo che, come abbiamo fatto nei 5 anni passati portandola dal 16-17% al 33-34%, già le punte degli ultimi mesi del 2008 erano oltre il 40%, noi pensiamo che sarà quasi naturale arrivare al 60%. Su questo noi confidiamo molto nel grande senso di responsabilità dei cittadini di Cavriglia, che hanno dimostrato in questi 5 anni di seguire e di aiutare il nostro progetto, e soprattutto contiamo molto nell'impegno che mettiamo nelle scuole, nella formazione di questa attenzione che i giovani, i nostri ragazzi, i ragazzi delle scuole porranno sempre più alla raccolta differenziata, facendo in modo di investire anche nei nostri giovani. Naturalmente tutto questo deve avere un equilibrio. È importante aumentare la raccolta differenziata, ma è anche importante non aumentare in modo pesante il prelievo nelle tasche dei nostri cittadini, perché la situazione economica, come tutti vedono, è sempre più difficile, e quindi bisogna avere attenzione per quello che si prende nella tassazione ai nostri cittadini. Silvia, abbiamo 27 secondi, hai un SMS? Sì. A me da tempo c'è una frana sulla strada per la Montanina, quando pensano di recuperarla? Sindaco. La frana sulla strada è un problema storico, cioè quella frana si muove ormai credo da 50 anni e noi di volta in volta la stiamo assecondando e risistemando. È previsto di riprofilare il versante, di fare un ulteriore intervento sul drenaggio delle acque, e poi naturalmente prima dell'inverno la richiuderemo in modo definitivo perché non ci siano pericoli, ma è una frana che dovrà essere accompagnata nel tempo. Stop. Grazie mille, e andiamo in pubblicità e poi sottoporremo le domande a Stefano Valentini. A fra poco.